Italia mette tutta Messi gol. Messi, immense Messi, ancora 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 Messi, gol, 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 Sì.
para salir, la reputa madre que te parió. Dale, vamos, salí. Your wish is my command. Hola, buona nia a tothom, buonasera a tutti qui da Radio Barça Italia su RadioRomaFutura.it. Maxi Morgante vi parla dallo studio di Via Nomentana 643 al quartiere Monte Sacro di Roma, tutto sacro, ma di sacro c'è poco dopo la sconfitta del Barça di ieri al Santiago Bernabéu de Madrid contro il Real Madrid Club de Football per 2-0 con le reti di Vinicius e Mariano Diaz, guarda caso due giovani brasiliani che sono entrati, che insomma non è che ci devono fare tutta questa paura. Con me in questa ora di commento alla partita del classico di ieri ritorna finalmente Giusy Zaffiro. Ciao Giusy. Ciao Max, buonasera a tutti. E poi il nostro Giuseppe Ortu da Cagliari. Ciao Giuseppe. Ciao Massi, ciao Giusy e un buona serata a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, ieri partita appunto molto attesa del Barça al Santiago Bernabéu di Madrid contro il Real Madrid, partita che il Barça ha giocato bene, possiamo dire, non benissimo, ma bene, per circa 50 minuti, 55, c'è chi dice 60, secondo me un po' troppo esagerato, 60 minuti, il Barça poteva fare gol il primo tempo almeno in tre occasioni, Griezmann, Arthur e Leo Messi, il Madrid non ha quasi mai impensierito il Ter Stegen nella prima parte della partita, tranne degli arruffoni azioni nell'area blaugrana. Poi il secondo tempo il Barça però è stato aggredito dal Madrid, è crollato fisicamente e Ter Stegen ci ha salvato, è riuscito quasi a creare una occasione importante prima del gol con Brett White, come cavolo si chiama questo danese, momenti segna, capovolgere di fronte, segna Vinicius su un grave errore della difesa e poi pareggio quasi, dico quasi perché una bella azione su un passaggio di filtrante di De Jong per Leo, che è stato recuperato al momento della stoccata finale da Varane e Marcelo, e poi il secondo gol di Mariano che nei minuti di recupero. Però prima di dare la parola a e di fare la nostra tertulia, io direi di mandare un audio di Giuseppe Ortu che sostanzialmente ci racconta la partita diciamo ci dà quei piccoli commenti da spunto per poi dibattere in questa ora di Radio Barça Italia per commentare il classico. Andiamoci a sentire Giuseppe e poi rientriamo subito e partiamo con i commenti sia di Giusy che di Giuseppe per il classico del Madrid e il classico di ritorno 2019-2020. Le reti, entrambe nella seconda metà di gara, portano la firma di Vinicius, con deviazione sotto porta di Piqué, e di Mariano in pieno recupero. È stata una gara combattuta, equilibrata in alcune parti della partita, e vinta dal Barça e dal Madrid in altri momenti della stessa. Una partita giocata da ambo le squadre ad una velocità folgorante, nonostante le recenti eliminatorie di Champions giocate dalle due formazioni. Grande forza fisica, tecnica e velocità. Spazi ridottissimi nei quali Blancos e Blaugrana si sono infilati in velocità come i personaggi dei cartoni Beep Beep e Willy il Coyote. Alla fine ha vinto il Madrid, che ha saputo mantenere alto il livello fisico e atletico della sfida. Il Barça ha pagato nella ripresa il calo atletico soprattutto di alcuni dei suoi uomini chiave, come Busquets, monumentale nella prima parte, Jordi, rientrato appena ieri in gruppo dopo l'infortunio subito nella gara casalinga contro il Getafe, Artur e Semedo. Il Barcellona ha mostrato due facce distinte. Nel primo tempo il 4-4-2 o 4-3-3 corretto messo in campo da Setién, al suo primo classico della carriera, ha ribattuto colpo su colpo alla furia agonistica del Madrid, che cercava di scardinare lo schieramento blaugrana attaccando alla profondità con continue e rapide triangolazioni in verticale. La squadra di Setién, ben messa in campo, grazie al continuo movimento dei reparti, alla compattezza e vicinanza dei giocatori, è sempre riuscita a recuperare e impedire che le offensive merengues portassero una seria minaccia alla porta di Ter Stegen. Nei primi 45 minuti il portiere tedesco non ha dovuto effettuare una sola parata. Dall'altra parte i blaugrana hanno seriamente minacciato Courtois,
che si è dovuto superare contro le conclusioni di Altuve e Messi, due volte. Il Barça è apparso più pericoloso grazie alle discese di Semedo a destra e Jordi a sinistra. Il centrocampo non ha mollato di un centimetro. Lesso nel pressing e nel recupero palla, abile nel velocizzare la giocata per far correre a vuoto i tentativi di pressing avversari. Busquets, sempre in anticipo, ha anche fornito due meravigliose palle per i suoi compagni, che non si sono trasformate in reti solo per un nulla e per l'attuazione del portiere belga. Anche Arthur ha cantato con le sue accelerazioni e il modo di gestire e difendere il pallone. Griezmann si è dannato in ogni zona del campo, attaccando e correndo all'indietro per recuperare sulle offensive degli uomini di Zidane. Ha avuto tra i suoi piedi una grandissima occasione su un passaggio di Jordi, ma la sua conclusione, dall'altezza del dischetto, è terminata alta sulla traversa. Ad un Barça quasi perfetto è mancata solo la meritata rete nel primo tempo. La ripresa è stata completamente diversa. Chi si attendeva che il Barça continuasse con la medesima intensità e condotta di gara si è dovuto ricredere con il passare del tempo. Il Madrid ha tenuto il medesimo livello di corsa e forza fisica, il Barcellona no. È calato, rallentando i ritmi e l'azione. Il Madrid ha avuto gioco facile, aggredendo l'uscita del pallone azulgrana con sempre maggior successo. Il Barça non è più riuscito a ribattere colpo su colpo e le scorribande offensive sono diventate sempre più sparute. L'aggressione e il ritmo che i Blancos sono riusciti a mantenere anche nella seconda parte di gara ha iniziato a produrre i suoi effetti. Pressione costante nella metà campo blaugrana e le prime occasioni da rete per lo Zidane. Ter Stegen è così dovuto entrare in partita, chiamato in causa prima da Isco con un tiro a giro dalla sinistra dell'area di rigore, sul quale Dyer Mauwers si è dovuto superare, volando in cielo e togliendo un pallone indirizzato all'angolo opposto con la mano di richiamo, come un Concorde di altri tempi che si librava in volo nella fase di decollo. Pura poesia calcistica. Era solo il benvenuto da parte delle Merengues. Da allora sono iniziate a fioccare le occasioni, come un'altra conclusione sottoporta sulla quale si è evitata la segnatura grazie al combinato intervento di Ter Stegen e Piqué, che hanno salvato sulla linea una palla che stava per terminare in fondo al sacco. Il Barça raramente è riuscito a rompere questa marea blanca, che arrembava e continuava a colpire i fianchi. Solo in qualche circostanza i Blaugrana sono riusciti a pungere in contropiede, ma le sortite dei ragazzi in maglia a scacchi sono state via via sempre più rare. In una di queste controffensive, Martin Braithwaite, appena entrato in campo al posto di un calante Vidal, non ha per poco battuto Courtois in un'azione a tu per tu. Anche nella circostanza, il portiere belga ha detto di no. Proprio l'attaccante proveniente dal Leganés è stato quartefice della prima rete dei Blancos. Trovatosi in posizione difensiva come laterale, ha sbagliato completamente il movimento difensivo facendosi sorprendere alle spalle da Vinicius, che è entrato in area dal lato colto di sinistra, ha tirato in porta incrociando il piede di Piqué in estirada che ha beffato Ter Stegen. Il Barça ha tentato di reagire per riequilibrare il risultato anche con l'ingresso in campo di Fati. Ma ormai la squadra non c'era più fisicamente. Riprova di questo disagio fisico e di una stanchezza che sta segnando il cammino della squadra in questa stagione disgraziata è il secondo gol, dove un Umtiti completamente piantato per terra è stato superato come una Ferrari può sfrecciare accanto a un furgone di seconda mano giallo stinto con gli sportelli di differente colore. Nonostante il tentativo del francese di abbracciarlo e buttarlo a terra per fermarlo nell'azione, Mariano è filato via. Per estrema beffa, il madridista è caduto praticamente sul pallone, facendo battere lo stesso per terra e beffando Ter Stegen con un buffo quanto grottesco rimbalzo alto del pallone.